Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua su Life in Tech e oggi faremo l'unboxing in anteprima del nuovo Nokia 2.3 che ho ricevuto da Nokia. Bene ragazzi, come detto prima, ho ricevuto questo Nokia 2.3 a circa 2 settimane di distanza da quando è stata fatta la presentazione ufficiale. Ringrazio Nokia in anticipo per avermi dato questo sample e portarlo qui sul canale. E andiamo subito a fare il nostro unboxing. Come potete vedere la scatola, questa dovrebbe essere la scatola commerciale che ho ricevuto appunto da Nokia, ma dovrebbe essere quella disponibile già in preordine sul sito Nokia e potete addirittura tranquillamente acquistarlo, ma vi arriverà verso metà gennaio. Insomma, Nokia è stata un po' restia all'inizio, infatti doveva uscire per metà gennaio, già adesso su Amazon si trova la versione europea. Quindi se siete proprio interessati a prendere questo telefono, vi consiglio ovviamente di aspettare ancora un pochino, così potete acquistarlo con Garanzia Italia. Comunque questa, come ho detto, è la scatola di acquisto. Sul retro troviamo diverse diciture, ovviamente del nostro telefono. Android 10 Ready, quindi disponibile già quando c'è la versione di Android 10, sarà disponibile, appunto sarà già pronto. Abbiamo un display da 6,2 pollici HD Plus 19 noni in cell display contro il 5,71 pollici del display del Nokia 2.2, ovvero la versione precedente. Abbiamo ancora il nostro Google Assistant Button che Nokia ormai ci sta facendo trovare in qualsiasi telefono ed è in realtà una bellissima scorciatoia per richiamare il nostro assistente vocale. 2 fotocamere questa volta e non più una. Prima avevamo la 13 megapixel, ora abbiamo in aggiunta una 2 megapixel che funziona per come sensore di profondità, quindi per l'effetto bokeh. Sono di focale 2.2 e abbiamo ovviamente lo stabilizzatore digitale e non ottico. 2 giorni di batteria, perché abbiamo una batteria da 4000 mAh contro i 3000 mAh della versione precedente. Appunto riusciamo a ottenere un'autonomia maggiore, qua appunto dichiarata da Nokia, 2 giorni di batteria ad uso comunque normale. 2 GB di RAM, 32 GB, prima avevamo la versione 2 GB di RAM 16 e la versione 3.32, questa volta hanno deciso di fare soltanto una versione. Face Unlock, sensore con biometrico, sicurezza biometrica, non c'è più il sensore di impronte che avevamo nella precedente versione, ma abbiamo solamente il sensore biometrico per quanto riguarda il Face Unlock, quindi con la fotocamera frontale da 5 megapixel. Andiamo subito a fare questo unboxing. Togliamo l'adesivo, insomma, e facciamo scorrere il nostro telefono. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Vediamo, il colore dovrebbe essere quello grigio, infatti è quello grigio. Purtroppo non abbiamo il colore verde, che è veramente molto 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 bello. Quello che insomma abbiamo visto 2 settimane fa, abbiamo questa bellissima cover zigrinata, non so se riuscite insomma a vederla, questa cover che è leggermente zigrinata, che ci dà questo effetto di... E il solito rumore che c'era una volta nei trasferelli. Se avete presente quelli che cambiavano l'immagine? Ecco, esattamente la stessa texture. Come ho detto, 2 fotocamere con flash LED, fotocamera notch a goccia con display HD Plus da 6,2 pollici, Android One, perché ricordo, i telefoni Nokia sono tutti Android One, ovvero ci dà la possibilità di avere una patch di sicurezza mensile per i prossimi 3 anni garantita da Nokia e 2 major release che Nokia ci garantisce che ci saranno via via nel corso del tempo. Ovviamente la versione è praticamente stock del nostro telefono e diciamo che è molto molto simile alla versione pura di Android. Questo appunto permette di essere, insomma, far parte del gruppo di Android One nei telefoni e avere praticamente in tempo reale, in giro di qualche giorno quando esce la versione, il nostro sistema operativo aggiornato rispetto alla versione pura di Google che troviamo ad esempio sui Pixel.
Io adesso ho fatto l'accensione, vediamo subito di nuovo come sono fatti, insomma, come è fatto questo telefono. Abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento qua sul lato destro, molto comodo, che riusciamo a raggiungere benissimo con l'indice. Abbiamo tastiera del volume più e meno qua sempre sul lato destro, dual sim, ricordo, c'è la possibilità, appunto, vediamo se abbiamo un pin in dotazione, in realtà non ce l'ho, però ve lo farò vedere magari nella recensione più con calma. Ci dà la possibilità, appunto, di mettere due sim all'interno, ci abbiamo appunto lo slot qua per inserire due sim. In basso invece abbiamo lo speaker mono, il microfono principale e purtroppo ancora la micro USB, ma non è che si può pretendere molto. Insomma, parliamo comunque di un telefono da 129 euro, quindi è un telefono che, ricordo, non ha un prezzo eccessivo, però è comunque fatto in maniera molto bene, e non abbiamo diversi scricchioli come potremmo avere per telefoni di questa fascia, e Nokia insomma ha puntato molto sul fattore comfort e dare una sensazione comunque di alta qualità pur avendo un prodotto a basso costo. Jack da 3,5 sul lato appunto superiore, fotocamera come ho detto notch a goccia, i bordi devo dire la verità sono abbastanza spessi, ma dobbiamo considerare che questo è un display comunque LCD, non è un display OLED. Ovviamente con 129 euro non si può pretendere un display OLED. E comunque, come abbiamo qua sugli altri telefoni Nokia, insomma, abbiamo le vari design by HMD, adesso un po' come Apple si stanno adeguando anche loro, ma in realtà Apple adesso sta togliendo le scritte, quindi va bene così. Per il resto, questo era solo un piccolo unboxing di questo telefono, perché successivamente farò la recensione a distanza di una settimana e, se riesco, farò una recensione dopo un mese, insomma, se Nokia me lo permette di tenerlo un pochino di più. Adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. L'idea appunto sarebbe di testare a fondo questo telefono e vedere effettivamente se può essere un buon competitor con, ad esempio, telefoni di fascia medio-bassa, come potrebbe essere un Redmi Note 7 ad esempio, l'8T, siamo già un pochino su una fascia più alta, diciamo più un Redmi 8 o un Redmi 7, ecco. L'idea comunque è c'è, è ben chiara e dovrebbe funzionare bene. Come ultime caratteristiche, il processore invece è rimasto invariato, abbiamo sempre il MediaTek Helio A22, un MediaTek appunto quad core 2 GHz. Abbiamo il Bluetooth 5.0 contro il 4.2 della versione 2.2. E abbiamo in realtà l'espandibilità che va dai 400 giga con la micro SD, questa volta riusciamo a installarci sopra una 512 GB, sempre dove c'è lo slot del dual sim. Infine vediamo cosa troviamo all'interno della confezione. Ripeto, questa non è la versione commerciale, nel senso che sì, l'avete visto, la parte fuori insomma è quella, ma comunque ripeto, è sempre una versione aziendale. All'interno non troviamo il caricatore, l'adattatore USB, ma troviamo soltanto il cavo micro USB in questa versione. Ovviamente quando uscirà ci sarà tutto all'interno, ovviamente anche il caricatore USB. Questo video unboxing finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e iscrivervi al canale, così supportate tutte queste anteprime che sto cercando di portarvi e queste recensioni. So che non mi faccio vedere spesso, perché comunque sto cercando di caricare almeno un video a settimana, però con il lavoro è un po' difficile. Cercherò, spero, col nuovo anno di essere un pochino più periodico, soprattutto, e stabile per quanto riguarda l'uploading dei video. Vi auguro delle buone feste, buon Natale, non ve l'ho fatto prima perché non c'è stata l'occasione, comunque buone feste, e speriamo che questo nuovo anno, questo 2020, ci porti tanti nuovi gadget, tanta fortuna e anche tanti soldi, io direi. Vi ricordo Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale, e noi ci rivediamo sempre qua sull'FNTech l'anno prossimo. Ciao ragazzi, alla prossima!